3 semplici basi per iniziare su Minecraft. Oggi vedremo 3 incredibili basi, una diversa dall'altra. Però prima vi chiedo, arriviamo a 20.000 mi piace? E in un prossimo video vi farò vedere altre cose molto interessanti. Non è vero, signor Pollo? Sì! Ok, per la prima base avremo bisogno di trovare una montagna di terra, perché sarà una casa dentro la roccia, ragazzi, proprio così. Quindi prendiamo subito la nostra pala e iniziamo a scavare. Dobbiamo fare uno strato abbastanza spesso, tutto piano. Ok, fatto ciò, adesso iniziamo a fare la nostra base, perché sarà una base dentro la roccia. Dobbiamo mettere le nostre assi d'abete, proprio così. Questo sono tronchi di abete scortecciato, perché a me mi piacciono tantissimo, ma voi potete usare tutti i blocchi che volete, ok? Allora, farò il pavimento dopo. Ovviamente dovremo scavare un pochettino, quindi qua andiamo a metterci la nostra porta in questa parte, in questo punto, ok? Poi sopra andiamo a metterci delle scale qua. Ok, qui di fianco ci mettiamo altre scale, uno qui, di fianco ci mettiamo delle botole, ok, mettiamo delle botole così, andiamo a togliere questa botola sotto, che cavolo, mi sono scordato l'accetta, ogni volta mi dimentico sempre qualcosa, ok, quindi stessa cosa anche di qua, se ce la faccio, se ce la faccio, ok, mettiamo le scale sopra in questa posizione e già abbiamo un'entrata fantastica, ragazzi. Adesso magari la copriamo un pochettino con la terra. Ecco qua, la copriamo tutta bene. Come potete vedere è già fantastica così. Ma non è finita, adesso facciamo l'interno. Quindi adesso dobbiamo incominciare un po' a scavare. Ok, fatto ciò, adesso dobbiamo fare una bella finestra, ragazzi. Quindi prendiamo i nostri scalini, li mettiamo così, 1, 2, 3. E qua ci mettiamo altre assi d'abete, 1, 2 e 3. Ok, perfetto. Adesso prendiamo dei pannelli di vetro e li mettiamo qua. Mamma mia, che bella casa che sta venendo fuori, eh. Ok, adesso prendiamo le botole e le mettiamo qua sopra. Così. Perfetto. Possiamo anche metterci delle scale. Ecco, ad esempio a me piace metterci più le scale qua. Quindi mettiamoci le scale, così viene molto meglio. Ok, quindi abbiamo già fatto una fantastica finestra. Qui possiamo mettere comunque sia altra terra. Poi deciderete voi come posizionare tutta la terra, come mettere tutte le vostre cosine. Ok, poi qua fuori possiamo fare una sorta di orticello. C'è qualche problema di... Ok, ricapitolando, qua mettiamo l'acqua, mettiamo delle ninfe qua sopra. E qui di fianco ci mettiamo dei semini, ok? Li piantiamo, cresceranno. Ovviamente adesso ho il tempo che è molto più veloce, per questo che sta succedendo così. Ed ecco qua, qua fuori possiamo fare un sentierino, ovviamente con la pala, non con questo, sbaglio sempre. E adesso iniziamo comunque sia a fare il dentro della nostra casina. Guardate che bella che sta venendo. Adesso rompiamo tutti i muri e rivestiamo tutto con le assi di abete. E nel soffitto ci mettiamo le lastre d'abete, ok? Tutto così, mi raccomando. Ok, fatto ciò, adesso rompiamo un po' il pavimento e ci mettiamo un po' di pietrisco e un po' di andesite qua e là. Ecco, un pochettino c'è già. Non so, mi piaceva questo tipo di pavimento. Voi comunque sia potete farlo come volete. Ok, fatto ciò, adesso proprio da questo punto qua dobbiamo fare una colonna di 3, perché andiamo a dividere tutto. Qua sopra ci rimettiamo le lastre e quindi qua ci facciamo la stanza da letto e qua ci possiamo fare il magazzino. Quindi prendiamo il nostro letto, lo mettiamo così. Di fianco al letto possiamo benissimo metterci un supporto per armatura con tutta la nostra fantastica armatura. Poi di fianco ci possiamo mettere una bella lanterna con magari una bella scrivania. Sì, questa non è che è una scrivania, però va bene. Ed ecco qua, ok, perfetto. Mettiamo tutta l'armatura al nostro armor stand. Poi qua di fianco, ragazzi, possiamo fare un magazzino decisamente carino. Rompiamo tutta questa parete e qua ci mettiamo lastre, ci mettiamo delle scale, ci mettiamo le botole, ok?
e qua scaviamo un altro po', e qua dentro andiamo a metterci tutte le cose che ci serviranno. Voi potete metterci i bauli, io in questo caso ci metto queste cose. Ci metto il forno fusorio qua, ok, quindi forni fusori. Ci mettiamo le fornaci e magari ci mettiamo due affumicatori, ok. Ed è molto carino. Qua possiamo metterci dei barili, ovviamente mettendoci sempre un po' di decorazioni. Degli scalini ci possiamo mettere. Ci mettiamo delle lastre qua sopra. Prendiamo le botole, le mettiamo così. Ecco, ovviamente ho sbagliato, tanto per cambiare. Le mettiamo così. Ok, perfetto. Ed ecco qua, un mini magazzino. E qua possiamo fare una porticina che ci conduce alla miniera. Ok, facciamo finta che voi qua abbiate la vostra miniera, ok? Che siete giù, andate a fare la miniera. Qua ci mettete una bella porticina. Qua ci mettete una bella porticina, se riesco a trovarla. Una bella porticina, mettiti. E qua sopra o qua di fianco ci mettete un simbolo del piccone. E sapete che qua c'è la vostra miniera. Ci mettiamo magari un bel tappeto rosso. Ed ecco qua, abbiamo creato la nostra casa iniziale di Minecraft dentro la montagna. Guardate che bella. Facciamo un sentierino ed ecco qua che carina. Ok, prima casa fatta, vediamo la prossima. Ok, la seconda casa dove potete vivere su Minecraft si trova proprio qui, nel posto più freddo di tutti, dove ci sono i ghiacciai. Avete mai sognato di avere una casa proprio qui, dentro un ghiacciolo? Benissimo, oggi vi farò vedere come averla. Allora, basterà scavare, ovviamente dentro il nostro ghiacciolo, lo chiameremo ghiacciolo. Individuate il centro. Non è difficile, volevo dire, non è molto semplice, eh. Questo dovrebbe essere il centro, sì, dovrebbe. Ovviamente prendete un piccone con tocco di velluto, se ce l'avete, così potete rimettere il ghiaccio. Una volta individuato il centro, iniziate a piazzare un sacco di scale, perché andremo all'ultimo piano. Ecco, ovviamente io ho sbagliato a beccare il centro. Ok, arrivati in cima. Wow, la vista è fantastica, eh. Procuratevi un po' di ghiaccio, ovviamente dello stesso colore del ghiacciaio, ovviamente il ghiaccio compatto. Ok, rompiamo un po' di blocchi. Adesso dobbiamo fare la nostra casina, quindi allarghiamola più che possiamo. Ricordatevi che deve sembrare un ghiacciaio, quindi cercate di farlo il più simile possibile a un ghiacciolo. Ok, una volta fatta tutta la base, iniziamo subito a scavare il ghiaccio per creare le prime finestre. Avrete una vista incredibile, quindi mettiamo delle finestre qua, rompiamo un pochettino qua, ok, così, perfetto. Io direi che è molto carino se ci mettiamo le finestre su ogni lato. Ecco, ovviamente non abbiamo abbastanza finestre, eh? Ecco qua. Ok, quindi ci mettiamo un bel lettino, lo mettiamo, sapete che lo metto qua. Poi ci mettiamo la nostra crafting table. Sapete qua che cosa ci faccio invece? Un bel balconcino, proprio così. Quindi mettiamo il nostro letto qua. Qua sopra ci mettiamo una botola. Ok. Poi qua ci mettiamo delle staccionate. Ma che bello questo balconcino, eh. Poi prendiamo delle lanterne, le mettiamo qua. Ok. E mettiamo tutto quello che ci servirà. In questo caso ho il tavolo degli incantesimi, un baule, anche una fornace, la mettiamo qua. Poi ci prendiamo i vasi con i fiori, perché non possono mancare per abbellire la nostra casa. Ecco qua, abbiamo creato una casa incredibile, ragazzi, con una vista fantastica. Qua sotto ci mettiamo una bella porticina, così, ok. Ed ecco qua, abbiamo creato la nostra casa. Ecco qua una casa che sicuramente il tuo vicino ti invidierà. Ovviamente portati una coperta, perché sarà molto molto freddo. Ok, vediamo l'ultima casa. Ok, avete mai sognato di vivere dentro un fungo? Benissimo, oggi basterà cercare uno di questi funghi fantastici, ragazzi. Allora, innanzitutto prendiamo subito delle scale, le mettiamo qua, perché la nostra fantastica casa sarà proprio dentro il fungo. Ok, una volta fatte le scale, mettiamo qua le botole attaccate al fungo, ok? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Poi qua di fianco dobbiamo metterci le scale, ok? Proprio in questo modo, perfetto.
Mettiamo le botole anche sopra il nostro fungo per far sì che sembri il nostro tetto. Ok, adesso andiamo dentro la nostra casa fungo, che è già fantastica. Mettiamo una botola qua, è molto piccolina, eh. Mettiamo un letto, poi mettiamo dei barili. Ok, ecco, ho sbagliato. Mettiamo dei barili qua per tenere tutte le nostre cosine, di qua e di qua. Poi prendiamo una bella fornace. La possiamo mettere magari, ecco, magari la possiamo mettere al posto di questo. La mettiamo qua. E poi se volete abbellire ci mettiamo anche qualche vasetto con i fiori. Ovviamente non è che ci sarà tantissimo spazio qua, perché è una casa per iniziare. Poi prendiamo dei pannelli e li mettiamo qua, ok? Così vediamo anche che cosa c'è fuori. Ok, tutto così. E poi se volete ci mettete un pochettino di staccionate qua e là. Così, ok, è molto stretta, però è bellissima, è fantastica. Ed ecco qui la tua nuova casa a fungo. È piccolina, ma fa la sua sporca figura. Ok ragazzi, per queste case di Minecraft è tutto. Fatemi sapere se ne volete altre, se volete altri video di questo tipo. Da bella faccia è tutto e ci vediamo presto con un nuovo fantastico video. Ciao!